Ciao ragazzi, eccomi qua tornata con un nuovo video. Oggi prodotti finiti, quindi vi faccio un po' di recensioni su prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Inizio parlandovi di un prodotto che non ho qua materialmente perché ovviamente il mio ragazzo l'ha buttato ed è praticamente lo struccante della Bioderma, quello col tappino rosa, quindi dovrebbe essere quello per le pelli sensibili, normali sensibili. Uno struccante che appunto serve a struccare viso, occhi e labbra. Quindi è un'acqua micellare, è una formula molto molto leggera ed è praticamente inodore e non direi insapore perché quando strucchi le labbra ha un gusto orrendo. Però a parte questo è uno struccante con cui mi sono trovata molto molto bene perché appunto mi riusciva a rimuovere perfettamente tutto il trucco. Anche i mascara waterproof, gli ombretti in stick, quelli della Kiko, le tinte labbra. Appunto è uno struccante che mi è piaciuto tanto, non mi irritava affatto la pelle, non mi ha fatto strane reazioni appunto sul viso come fuoriuscita di bollicine e cose varie. L'unica pecca di questo prodotto è che appunto essendo della Bioderma, come magari molti sapranno, è uno struccante abbastanza costoso, che costi tipo sui 13 euro uno da 500 ml, quindi appunto è abbastanza caro per una micellare. È un prodotto che appunto consiglio se per caso voi avete la pelle sensibile e vi va appunto di provare un'acqua micellare diversa dal solito. Rimanendo sempre in tema di skincare, appunto prodotti per il viso, ho terminato questo scrub delicato della Geomar, che è appunto uno scrub cremoso. E questo qua è un prodotto con cui mi sono trovata molto bene, appunto questo qua Geomar si trova solo in Italia, quindi qua non posso reperirlo. Comunque un prodotto che ha 12 mesi di scadenza dall'apertura, io mi pare che l'ho usato per un po' più di un annetto forse. Comunque non ha parabeni, non ha siliconi, non ha coloranti, non ha oli minerali, profumo senza allergeni. Quindi è un prodotto che teoricamente non dovrebbe dar fastidio a nessun tipo di pelle. Io appunto avendo la pelle sensibile mista, mi sono trovata sempre bene, appunto lo usavo molto piacevolmente anche sotto la doccia, quindi sulla doccia me lo portavo, appunto facevo un bel scrub su viso e collo e appunto il risultato che ottenevo era una pelle più morbida ed elastica del solito. Prodotto che consiglio a tutte quante, se potete provarlo, se potete reperirlo facilmente. Questo qua mi sembra che si trovi da Acqua e Sapone e probabilmente anche nei supermercati che rivendono Joma. Ora vi parlo velocemente di questo prodotto qui, che è un semplicissimo sapone per le mani, ma ve ne parlo perché è una figata di sapone per le mani. Questo qua appunto è della Palmolive ed è un sapone mani in mousse, quindi praticamente grazie all'erogatore che ha, quando esce il prodotto esce in mousse. Ed è un prodotto fantastico, a me il mio ragazzo piace tantissimo, ha tante profumazioni diverse, comunque sia è un prodotto ottimo. Comunque ogni volta che lo usiamo, anche se lo usiamo spesso, non ci capita di avere le mani secche dopo averlo usato e non secca appunto la pelle. Questo non so se si trova appunto in Italia perché io l'ho trovato qui e l'ho visto qua, però ecco, se per caso lo addocchiate, provatelo. Prodotti per i capelli, ho terminato, anzi abbiamo terminato shampoo e balsamo della Ultra Dolce, questo qua è dei tesori di miele. Io avevo già provato quando ero in Italia appunto lo shampoo e non il balsamo e mi ci ero trovata benissimo. Ho fatto anche una recensione sul blog e ve l'avevo già mostrato, mi sembra, in vecchi prodotti finiti. Comunque in questo periodo ne abbiamo finiti due di shampoo e un balsamo e appunto è un prodotto che mi piace tantissimo e ha un profumo ottimo per quanto mi riguarda, appunto sa di miele ed è dolcissimo. E proprio applicando anche solo lo shampoo il capello già risulta più morbido del solito. E poi insieme al balsamo è ancora meglio. Appunto col balsamo mi sono trovata bene, districa bene i nodi, li lascia molto luminosi i capelli e mi piace tantissimo. Lo shampoo anche è una cosa che ho sempre amato da quando l'ho provato e appunto non secca il cuoio, anche il mio ragazzo prima usava quello lì tipo all'argilla bianca, che avevo provato anch'io in passato e mi ci ero trovata male perché secca appunto il cuoio. Ho usato invece questo qua ed è tutta un'altra cosa, anche solo usando lo shampoo appunto lui si trova bene perché gli lascia il capello più morbido e non ha bisogno appunto di usare il balsamo avendo i capelli corti. Comunque è un prodotto che consiglio sia a donne che uomini perché appunto il suo lavoro lo fa e anche molto bene. Ora invece gli ultimi prodotti che vi mostro sono tutti dei bagno doccia,
che appunto abbiamo usato terminato e che si trovano comunque sia solo qui e in Germania. Allora, il primo di cui parlo è il cottage. Questo qua è il formato più piccolino del bagno doccia al caramello ed è buonissimo, mi piace tantissimo e appunto è un prodotto che consiglio a tutte quante se amate il caramello, anche perché vi lascia la pelle molto morbida e l'odore del caramello appunto vi rimane addosso per almeno un 2-3 orette, quindi è fantastico. E comunque nel mentre abbiamo finito anche la confezione, quella più grande, perché l'avevo vista in offerta, ho costretto Emma a comprarla e appunto è un prodotto stra usato che adoriamo tutti e due perché a tutti e due piace tantissimo il caramello. L'altro prodotto invece è questo qua della Balea ed è al miele e latte, è un doccia douche cream, anche questo qua è molto buono, ha un profumo appunto dolce di miele ma non troppo, la profumazione addosso non persiste per tanto tempo ma comunque non lascia la pelle secca, quindi ecco, un prodotto carino da provare se vi piacciono queste profumazioni qui e non costa neanche tanto, perché io l'avrò pagato tipo o 50 centesimi o 1 euro in sconto dal DM. L'ultimo prodotto che vi mostro, sempre doccia crema, è questo qua delle Petit Merci. Appunto, l'avevo visto e mi era sembrato un prodotto carino ed è praticamente un doccia crema idratante intenso al burro di cacao e sesamo. Questo, sì, anche questo qua ha una buona profumazione delicata, non è troppo dolce, è un pochino dolcina, ecco, ma non eccessivamente. È un prodotto che appunto ci è piaciuto, lascia la pelle morbida e profumata e non ha creato appunto problemi di secchezza della pelle, cosa appunto che non vogliamo. Questi qui dovrebbero trovarsi anche in Italia, credo, perché l'ultima volta che c'ero stata dovrebbero aver messo questi prodotti, la Petit Merci. Se per caso appunto vi capita di trovarlo, provatelo perché è buono. Quindi questi qui, ragazzi, erano i prodotti finiti dell'ultimo periodo, come avete potuto vedere sono principalmente prodotti per la cura del corpo e appunto ho voluto mostrarveli anche se sono prodotti che ho trovato qui in Germania, perché comunque penso sia una cosa carina se magari viaggiate e volete provare qualcosa di diverso dal solito. E niente, quindi spero che il video vi sia stato utile, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Io vi mando un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!